E quindi l'immagine che viene scelta per questo, per indicare questo elemento della ragione dei lumi è proprio il Capriccio 43 di Goya, che rappresenta lo stesso artista che si addormenta, però mentre si addormenta genera mostri, ed è il titolo proprio che viene scritto sul frontespizio della base su cui si addormenta l'artista. Allora, quando l'artista dorme, genera mostri, cioè quando non è sveglio genera mostri. E cosa vuol dire questo? Da una parte vuol dire che è capace di, diciamo, se fosse sveglio, di evitare che la realtà, ci apparisse mostruosa. E dall'altra parte però vuol dire che se invece viene meno la capacità della ragione, siamo popolati, siamo circondati da mostri che ci assaltano. Quindi può essere letta in due modi. Allora, coloro che la interpretano come la capacità della ragione di criticare tutto il passato e di liberarci dai pregiudizi, sono i cosiddetti illuministi. Perché? Perché il lume della ragione è in grado di guidarci per un futuro ricco di meraviglie e di progresso, come se il percorso dell'umanità fosse segnato semplicemente dal tempo e quindi cronologicamente noi dovessimo andare per forza verso il benessere, la felicità, mentre in realtà ogni tanto ci si addormenta e quindi la ragione può fare anche dei regressi, ma non è la ragione che fa dei regressi, è la ragione che rende dormienti e non ci si rende conto di aver superato dei limiti. Allora, contemporaneamente nel Settecento si sviluppa un filone che tende a recuperare tutto il sapere classico. E c'è una figura emblematica di cui ricorre il centenario oggi, in questo periodo, ed è dedicato il terzo convegno proprio al centenario di Winckelmann. Un grande, giovane, studioso tedesco, che ha fatto dei viaggi nell'Italia, nella Grecia, per scoprire le ragioni per cui la bellezza possa essere stata prodotta nel modo in cui è stata prodotta nell'antichità e se possa essere riprodotta. Cioè se noi siamo ancora in grado di produrre quest'altra bellezza. Ecco, questo tema della riproposizione della bellezza, oppure se la considerazione che la bellezza sia un fatto unico, che determina diciamo, la sorpresa di quel momento e diventa irripetibile e bisogna trovare un altro modo per esprimere la grandezza dell'umanità, ha fatto sì che ci si scontrasse tra coloro che invece vedevano il progresso come semplicemente l'avanzamento delle scienze e coloro che invece vedevano nel recupero della bellezza e della classicità il recupero del senso dell'esistenza e non soltanto la progressione tecnica e scientifica, perché il senso della realtà e dell'umanità non è soltanto la quantità di conoscenze che si ha, ma il sapere è qualcosa che va anche oltre la conoscenza specifica o la somma delle singole conoscenze. Allora, questo tema della bellezza ha fatto innamorare tanti artisti, proprio delle forme più classicheggianti, cioè fatte, costruite proprio ad imitazione dei grandi scultori greci e latini. E uno dei più grandi era proprio qui a Milano ed è custodito, il suo autoritratto è qui in Ambrosiana e si chiama Antonio Canova. Però un altro che potrebbe essere considerato quasi l'antagonista dell'epoca viveva a Roma, era danese e lì aveva lo studio e formava tantissimi giovani, si chiamava Thorvaldsen. Thorvaldsen ha fatto anche lui un autoritratto proprio delle stesse dimensioni dell'autoritratto di Canova ed entrambi gli autoritratti, sia di Canova che di Thorvaldsen, sono qui in Ambrosiana e sono proprio accostati. E sullo sfondo della parete della sala che custodisce gli autoritratti di Canova e Thorvaldsen ci sono delle formelle semicircolari che racchiudono delle scene mitologiche. Perché? Uno dei modi attraverso i quali ci si esprime e l'arte diventa
espressione del sapere è proprio il mito, cioè la favola, che racchiude un insegnamento. E la favola non è solo l'insegnamento per il bambino, ma il mito è anche è la personificazione di tutti i problemi dell'umanità ed è un paradigma con il quale riuscire ad affrontare i singoli casi che la vita pone. Uno dei casi fondamentali è proprio il senso del rapporto che esiste tra l'uomo che è sempre finito e un universo che rispetto a lui è totalmente infinito. Allora questa disparità è rappresentata in una formella in cui si vede Giove da una parte che rappresenta la somma delle forze dell'universo e di fronte c'è Nemesi. Nemesi che è questa fanciulla la quale è responsabile del destino degli uomini, perché se una persona supera i propri limiti è costretta necessariamente ad una pena, che però non è Nemesi stessa che la determina, è in un confronto con l'infinito. Quindi in un confronto, in un dialogo con Giove, Nemesi legge tutto ciò che è stato compiuto e ascolta qual è il parere di Giove e si determina la sofferenza corrispettiva alla trasgressione che gli uomini hanno compiuto. Ecco, questo mito di Giove e di Nemesi è un mito che perfettamente incarna il bisogno dell'aspirazione al rapporto con l'universo che sia basato sulla consapevolezza del limite. Ed è esattamente l'opposto del Capriccio 43, perché al Capriccio 43 c'è la persona che da sola può decidere se essere sveglia o dormire, e se è sveglia scopre il futuro e lo domina, e se dorme tutto diventa mostruoso. Ma nell'esperienza invece neoclassica di Thorvaldsen, quindi nell'esperienza del recupero mitologico, invece non è la ragione da sola che fa i conti con l'infinito, ma c'è la mediazione di Nemesi, cioè di una forza che stabilisce se si sono superati determinati limiti. Ecco, l'arte è proprio la capacità di cogliere l'attimo in cui ci si deve fermare dinanzi ad un'opera. Lo stesso artista deve essere in grado di capire che se va oltre rovina l'opera, oppure se non la continua la rende incompiuta. Allora qual è quell'attimo della perfezione? Ecco, l'arte insegna proprio questo, che il massimo possibile della perfezione per l'uomo è la consapevolezza del limite dentro il quale si è racchiuso il senso della perfezione. Se si supera questo limite, entrano in gioco delle forze che segnano il destino dell'umanità in termini negativi, e quindi Nemesi viene assunta come il destino negativo che punisce quando viene fatta la trasgressione. Allora, dentro il Settecento, quando si occupano tutti questi spazi, sia di tempo che di idee che circolano nel mondo europeo, ci si trova dinanzi ad un fatto nuovissimo, che arrivano a maturazione tutte le grandi scoperte che gli europei sono andati in giro per il mondo a fare, e quindi tutta l'esperienza dell'Asia viene immediatamente ravvicinata e quindi si riesce ad avere rapporti diretti con la Cina e addirittura ad avere da parte dell'imperatore cinese addirittura degli artisti europei che vengono favoriti nella corte perché trasmettano i saperi dell'arte. E dall'altra parte invece abbiamo tutta la costa del mondo atlantico che era stata scoperta ma senza la capacità di una riflessione critica attorno a che cosa poteva significare una vita umana indipendente dall'altra vita umana come era quella europea, allora ci si è trovati dinanzi a dei problemi che sono stati grandiosi di interpretazione, perché come erano divisi gli europei in Europa, così hanno riproposto le divisioni dentro quei mondi. E quindi abbiamo per esempio il Nord America che è diviso tra visioni protestanti e visioni controriformistiche, visioni cattoliche, e l'esperienza più clamorosa sono da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte il Messico,
che sono due civiltà che hanno reso possibile la costruzione di un mondo nuovo, di un mondo diverso, fatto anche di una capacità di mescolamento. E in questo forse è da riconoscere che il Messico è addirittura stato più capace degli stessi Stati Uniti, perché ci si è trovati dinanzi ad esperienze diverse, storicamente, diciamo, documentate, e il terzo convegno cerca di rendere conto di questo. Le teorie europee sulla comprensione delle opere d'arte è stata molto utile per gli stessi studiosi delle Americhe per poter interpretare ciò che veniva e che era stato fatto, è stato prodotto dal sapere di quelle civiltà prima dell'Europa stessa. E quindi abbiamo noi delle studiose, degli studiosi oggi che, pur vivendo in un mondo che è separato dall'Europa, riconoscono o possono vedere un metodo di interpretazione delle opere d'arte che sono precedenti alla stessa esperienza europea. E una delle figure maggiori di studio attorno alla civiltà precolombiana è sicuramente Maria Teresa Uriarte Castagneda, che ci onorerà con le proprie analisi. Ecco, questa è la dimostrazione che in tutto il Settecento e agli inizi dell'Ottocento, i primi 30 anni dell'Ottocento, si sviluppa una concezione europea che è alla base proprio di tutta la modernità, perché ancora oggi noi siamo presi dall'idea che sia possibile con regole, leggi, creare il mondo migliore. E dall'altra parte invece dobbiamo fare i conti con dei sentimenti umani, delle spinte che per essere governate non possono essere, diciamo, stabilite per legge, ma le persone devono essere affascinate dall'arte. E il fascino dell'arte non sta nel fatto che viene generato lo stupore, ma sta nel fatto che è attraverso l'arte lo strumento che rende possibile l'acquisizione di un sapere che produce consapevolezza umana e rispetto della dignità di tutti.